Il segreto. Tutti gli omicidi di Donna Franziska. Ecco tutti gli omicidi che ha compiuto direttamente e indirettamente tramite complici e ricatti la nobildonna di Puente Pieco, la temibile Franziska Montenegro. Inutile dire che la madre del buon Tristan non è una persona buona, capace di perdonare e generosa. Chiunque si opponga ai suoi voleri, chiunque cerchi di metterle i bastoni tra le ruote, ed ancora, chiunque non rientri sotto la sua ala protettrice, rischia, prima o poi, di andare incontro a terribili sventure e a essere al centro delle sue terribili e subdole macchinazioni. Forse a causa del suo tormentato passato, Franziska è una donna fredda, dal cuore di pietra, che si è sciolto solo in alcune occasioni. Si pensi a quando amorevolmente si è presa cura di Maria. Franziska ha ucciso, ha provocato la morte dolorosa di diversi personaggi. Tanto per citarne alcuni, possiamo ricordare Pepa, Bernarda, ovvero la moglie di Fuldenzio, ed ancor prima ai primordi della SOP, di Don Julian, l'allora medico di Puente Viego, al corrente dei suoi più foschi e oscuri segreti, in particolare legati a Martin Castro. Indiscussa protagonista della soap opera di successo spagnola, tanto che una buona parte dei suoi fans crede che quando Donna Franziska morirà o lascerà Puente Viego, la SOB potrebbe addirittura chiudere i battenti, se non si troverà al più presto un suo degno sostituto. La Montenegro, pur di raggiungere i suoi loschi scopi, non si è fatta scrupolo di eliminare fisicamente i suoi nemici, arrivando a ucciderli tramite perfide macchinazioni, inganni e raggiri, spesso servendosi del suo fidato sottoposto, Maurizio, o addirittura direttamente, con le sue stesse mani. Ed è riuscita sempre a cavarsela, a non essere incriminata per i delitti commessi. Alcuni omicidi sono stati compiuti indirettamente e forse non sono stati proprio questi ultimi a farle pagare un prezzo altissimo in termini di enormi sofferenze. Si pensi alla morte di suo figlio Tristan, avvenuta per mano di Jacinta Ramos. La nobildonna, infatti, non è stata in grado di proteggere adeguatamente il generoso ex capitano dalle grinfie della falsa Aurora, troppo accecata com'era a cercare di uccidere e a rovinare la vita di suo nipote. Franziska avrebbe dovuto fermare Jacinta Ramos, consegnarla alle forze dell'ordine, non aiutarla a scappare via. Non bloccando la sua fuga, ma al contrario favorendola, le ha permesso di portare a termine il suo oscuro progetto e a sparare un colpo di pistola proprio durante le nozze di Tristan e Candela, proiettile che, invece di raggiungere la pasticcera, ha colto in pieno petto il nostro amato e indimenticabile personaggio. Franziska, inoltre, ha pagato un prezzo altissimo anche quando, anni dopo, non ha raccontato a suo nipote Bosco il segreto della sua nuova fiamma, Berta, diventata la sua nuova compagna dopo la morte della dolcissima Inés Mendizabal. Se Franziska avesse rivelato in tempo al nipote la sua scoperta, ovvero che la nutrice di Beltrán soffrisse di disturbi psichici piuttosto gravi, probabilmente il giovane avrebbe preso tempestivi provvedimenti e adesso sarebbe ancora vivo. Gli svitati piani della nobildonna, dunque, hanno finito per provocare la morte anche delle persone a lui più care, alle quali ha cercato sempre di imporre la sua personale visione del mondo e della vita e, come ben sappiamo, ha sempre fallito ed ancora sembra fallire in questo intento. Si pensi a Maria, a Tristan, a Bosco, a Soledad. Avrebbe voluto per loro una vita diversa. Ha fatto di tutto per imporre loro le sue idee, arrivando a fare al loro posto delle scelte importanti, mai però da questi personaggi sopracitati condivise e appoggiate. Soffermiamoci a tal proposito proprio su Soledad. Fu la Montenegro a minare la sua relazione con Juan e a orchestrarne la morte di quest'ultimo, con la complicità di Olmo Messia, per mano di Enriqueta, che invece avrebbe voluto uccidere la sorella di Tristan e non il figlio di Rosario, del quale ne era ossessionata.
Il segreto. Uccidere per nascondere foschi e oscuri segreti legati al suo passato o a persone alle tanto odiate. Il nostro racconto continua e l'episodio che stiamo per riportare in Nauj risale al 2013, alle puntate di inizio SOP. Soffermiamoci sulla morte di Joaquin, l'allora medico di Puente Viejo. L'indimenticabile Pepa si recò dall'allora dottore del paesino spagnolo per mostrargli la cartella clinica di Angustias, folle moglie di Tristan, per dimostrare all'uomo che l'allora piccolo Martin, ovvero Gonzalo, non fosse il figlio di Angustias, ma che in realtà fosse il suo amato bambino, che come di certo ricorderete, le fu strappato al momento della nascita, per volere della matrona. Il medico si rifiutò di credere alle sue parole inizialmente, per poi finire per darle credito. Così si recò da Francesca Montenegro, pronto a interrogarla, ma sul più bello venne colto da un infarto. La Dark Lady, per evitare che Don Juan spifferasse a Tristan il segreto di Martin, non lo soccorse e preferì invece lasciarlo morire. Uccidere per espandere le proprie ricchezze. La nostra rassegna noir continua e non possiamo dimenticare la morte di Leon, personaggio che è stato a lungo centrale all'interno della trama della SOP, morte sempre avvenuta per mano di Francisca. Il parente di Salvatore Castro giunse a Puente Viejo già gravemente malato a causa di una brutta malattia, portando con sé un ultimo desiderio da esaudire, quello di sposare la donna da lui sempre amata, Francisca. Attraverso un racconto a ritroso, Leon spiegò di aver sempre provato dei forti sentimenti per la Montenegro, ma quando Salvatore se ne accorse, il risultato fu che lo cacciò via a malo modo dalla casona. La Montenegro, però, volendosi vendicare di Castro e dopo aver scoperto delle enormi ricchezze in possesso del parente del marito, non esitò a escogitare un piano veramente perfido per far precipitare di colpo le condizioni di salute dell'uomo e portarlo alla morte. La donna, dopo averlo sposato e essersi impossessata tramite testamento di tutti i suoi averi, una notte, al fine di accelerare la sua morte, aprì volontariamente la finestra della camera da letto. L'uomo, il mattino seguente, fu colto da un terribile malore e spirò, non prima di averle detto, però, di essersi accorto del suo terribile gioco. Il segreto. Francisca ha ucciso anche per vendetta. Francisca ha ucciso anche per desiderio di vendetta. E questo il caso della morte di Bernarda. Intercettando i suoi oscuri piani e quelli del marito Fulgencio, intenzionati a spogliarla di ogni suo bene, Francisca organizzò un attentato servendosi della sua stessa automobile, dopo averla preventivamente imbottita di esplosivo. Bernarda morì dopo giorni e giorni di agonia, e la Montenegro le confessò in punto di morte la verità. Dell'omicidio della moglie di Fulgencio venne accusata ingiustamente a Aurora Castro, che a causa degli intrighi della donna finì, come ricorderete, in manicomio, subendo terribili torture sia psicologiche che fisiche. Ed ha ucciso per vendetta, seppur indirettamente, anche l'odiata nuora Pepa, somministrandole degli anticoagulanti che durante il parto gemellare che portò alla nascita di Aurora in Bosco le provocarono una terribile e inarrestabile emorragia. Siccome il corpo di Pepa non è mai stato ritrovato, però, tutti ne attendono ancora il ritorno. Il segreto. Francisca ha ucciso per amore. Continua la lista degli omicidi di Francisca, a cui dobbiamo aggiungere anche quella della madre di Emilia, Natalia, gelosa delle attenzioni che la donna riversava a Raimundo. Architettò un fine piano per sbarazzarsi di lei. Ordinò a Don Julian di non soccorrere Natalia Ulloa in caso di bisogno. Poco dopo la donna, gravemente malata di tubercolosi, spirò tra le braccia di suo marito. Tra gli altri omicidi, possiamo ricordare quello ai danni dell'aggressore pedofilo dell'allora piccola Maria Castagneda, compiuto con la complicità di Emilia. Sempre in tale ambito, figura Leonardo, ucciso per amore di Maria, dal momento che Francisca non ha mai digerito che la sua figlioccia si fosse unita a Gonzalo, figlio di Pepa. Il finto Tristan Junior, ovvero Leonardo,
fu ucciso dopo che la Montenegro appurò che l'uomo non era stato in grado di espletare egregiamente il compito assegnatogli, ovvero l'uccisione di Gonzalo. Infine, non possiamo tralasciare altri due omicidi, quello di Silverio, morto per mano di Maurizio, ma per volere della Montenegro, dopo che l'uomo arrivò a rivelarle la verità riguardo alle origini del gemello di Aurora e poi di Sabina, che fece strangolare dopo aver scoperto che era una spia di Severo Santa Cruz. A proposito di quest'ultimo, la donna è stata responsabile anche della rovina economica dei genitori di Sol e Severo. Innocenzio e Isabel Santa Cruz, infatti, a seguito di sfortune su sfortune, morirono a distanza l'uno dall'altra in povertà estrema. Alla lista dobbiamo aggiungere anche lo sterminio della famiglia Mella. La donna, nelle recenti puntate italiane, ha fatto recapitare dei petardi a El Haral, di cui ne sono entrati in possesso i più piccoli di casa Mella. Gli abitanti di Miella Marga, proprio quando i Mella si apprestavano a vivere un'immensa tragedia e a bruciare vivi tra le fiamme altissime, sono precipitati in un sonno profondissimo e non hanno potuto prestare soccorso ai vicini di casa. Per questo Hernando dos Casas teme che Severo e gli abitanti di Miela Marga, nonché Francisca, siano in qualche modo coinvolti nella morte dei genitori e dei fratelli di Beatriz. Francisca occulta il cadavere della sorella di Fe. E dalle recenti anticipazioni del segreto spagnolo, invece, apprendiamo che Francisca, pur non provocandone la morte né direttamente né indirettamente, aiuterà la cameriera Fe a nascondere il corpo ormai privo di vita della sorella gemella di quest'ultima, di nome Caridad. La donna arriverà a Puente Viejo per vendicarsi della consanguinea, rea in passato di averle provocato, senza volerlo, un incidente che l'ha resa disabile e per essersi innamorata del suo fidanzato. Caridad si vendicherà di Fe attraverso Maurizio e arriverà ad attentare la vita del fidato braccio destro della Montenegro. Non ci riuscirà perché verrà uccisa da Fe. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.